Ciao a tutti ragazzi, sono Giacomo Cestari, benvenuti alle mie video lezioni di recupero digitale. E questo è un video che faccio sul surriscaldamento globale, è un po' estemporaneo, nel senso che lo inserisco così, anche se tratta di scienze anziché di matematica, per dare un po' di materiale ai miei ragazzi che stanno studiando e stiamo facendo proprio questo argomento. E a questo punto ho pensato di metterlo online per tutti, così magari poteva servire a qualcun altro, no? Come approfondimento. E grazie di essere con me e buona visione. Cominciamo con voilà. Eccoci qua. Allora, global warming, il surriscaldamento globale, vediamo un po' di cosa si tratta. Questa è una serra e ho messo questa immagine per cominciare perché si parla tanto di effetto serra ultimamente, e effetto serra che non è che sia sempre dannoso, è proprio grazie all'effetto serra noi riusciamo a vivere sulla Terra senza. Sarebbe un posto troppo freddo. Quindi la domanda che uno fa è sempre negativo l'effetto serra? No, l'effetto serra è fondamentale per la vita sulla Terra. Il problema si pone quando questo aumenta oltre i suoi limiti abituali. E perché aumenta? Perché noi stiamo aumentando i gas che producono, che sono la causa dell'effetto serra. E cos'è l'effetto serra? La capacità sostanzialmente di alcuni gas dell'atmosfera di trattenere il calore, impedire alla Terra di mandare subito il calore, di disperderlo nello spazio e di mantenerne un po', come appunto fa una serra. E questo meccanismo ci permette appunto di avere una temperatura adeguata, consona alla vita. E noi stiamo emettendo gas serra, come vedete a destra, Human Enhanced Greenhouse Effect, perché gli esseri umani stanno aumentando l'effetto serra, come immettendo quei gas che vedete lì, che è la CO2, il CH4 è il metano e N2O sono gli ossidi di azoto. Questo aumenta, cioè abbiamo più energia, più radiazione che viene intrappolata. E lasciamo perdere questo. Beh, no, dai, ne parliamo anche di questo. Tutte queste CO2, CO2, no? L'anidride carbonica, emissioni di anidride carbonica derivano da cosa? Bene o male dalla combustione di fonti fossili, carbone, quindi petrolio, gas naturale. O altre fonti di energia che producono CO2. Anche un vulcano produce CO2, anche la vostra stufa a legna produce CO2, d'accordo? Quindi dove c'è una combustione sostanzialmente lì c'è emissione di CO2, se parliamo di CO2, poi il metano invece è più di derivazione dall'agricoltura. E perché noi abbiamo bisogno di bruciare fonti fossili? Beh, sostanzialmente, come vedete, more heater usage, cioè abbiamo un utilizzo di riscaldamenti, abbiamo più trasporti, abbiamo industrie. Perché? Perché ogni anno, questo è un dato importante, sulla Terra, quindi facciamo numero di persone che nascono meno numero di persone che muoiono, abbiamo circa 100 milioni di persone in più ogni anno, che è quasi una Germania intera sulla Terra che cresce, che vuole vestirsi, che vivrà in una casa, che questa casa si deve scaldarsi ovviamente, e poi avranno un cellulare, una macchina, vivere la nostra società usando i beni che ci sono, no? E mangiando. E quindi serviranno sempre più campi, serviranno più risorse, servirà a produrre più cose, no? E tutte queste cose che vengono prodotte, ovviamente c'è un consumo energetico. E il problema è che la maggior parte dell'energia che usiamo per produrre queste cose è ancora di fonte fossile, quindi c'è produzione di anidride carbonica. E stessa cosa, la nostra alimentazione, è vero che mangiamo tanti vegetali, ma anche tanti derivati degli animali, quindi aumenta sempre di più il discorso dell'allevamento, e allevamenti che da una parte aiutano l'uomo a sopravvivere, a vivere, non sopravvivere, a vivere, perché danno fonti di proteine e derivati, quindi latte, formaggi e quant'altro, ma dall'altra parte ovviamente che devono aumentare i suoli dedicati
agli allevamenti e questi suoli sono soggetti a forte erosione perché gli animali causano danno insomma al suolo ovviamente tanti campi vengono coltivati per produrre cibo per gli allevamenti e quindi questi campi che potevano produrre cibo per le persone producono invece cibo per allevamenti, quindi c'è meno cibo per le persone, no? Ci sono meno campi disponibili per le persone, soprattutto persone povere, che non riusciranno, non riescono, non riusciranno a comprarsi il cibo, perché lì i campi sono il cibo per le persone diventa meno, no? Perché una parte di questo è dedicato al cibo per gli animali, per gli allevamenti. E ovviamente un altro grosso problema è lo sfruttamento, exploiting, high water exploiting, grande consumo, grande sfruttamento di risorse idriche, con ovviamente come conseguenza abbiamo anche la scarsità di acqua, no? Nel momento in cui magari aumentano queste siccità improvvise, lo vedremo anche dopo. Quali sono i greenhouse gases, cioè quali sono i gas che fanno l'effetto serra? Lo vediamo nel grafico di destra dove c'è questo bel cerchio. Carbon dioxide, che è l'anidride carbonica, è per il 76% il principale responsabile di questo effetto serra così alto e non normale, che quindi sta riscaldando un po' il globo. Il metano ne è responsabile per il 16%, gli ossidi d'azoto per il 6% e i gas fluorinati per il 2%. Ci preoccupa un po' di più dell'anidride carbonica, quella fetta che è piccola, che potrebbe diventare molto di più se le emissioni di questi gas aumentassero. Perché? Perché questi gas hanno un potere serra molto maggiore rispetto all'anidride carbonica. Lo vediamo nel grafico di sinistra. Cosa vuol dire quei numeri? Cos'è quell'1, il 25, il 300, eccetera, eccetera? Che il metano vale, una molecola di metano vale 25 molecole di anidride carbonica, cioè il metano è 25 volte più forte nel fare l'effetto serra dell'anidride carbonica. Gli ossidi d'azoto sono 300 volte più forte rispetto all'anidride carbonica, quindi ne bastano 300 volte meno per produrre lo stesso effetto serra, d'accordo? Quindi sono gas che hanno un potere serra molto maggiore e quindi basta, lo ripeto, una loro emissione più piccola nell'atmosfera per aumentare appunto questo effetto serra. Andiamo avanti. E questi sono gli stati che contribuiscono di più, che mettono di più all'anidride carbonica. Quello che vediamo è che Cina, Stati Uniti, India, Russia, Giappone sono i primi cinque, no? Cosa notiamo da questo grafico? Notiamo che gli stati che mettono più anidride carbonica sono o stati molto molto popolosi, come Cina e India, d'accordo? O stati con tante industrie, quindi usano tanta energia, o stati che, come la Russia o il Canada, che sfruttano tanto le risorse minerarie, quindi hanno magari anche un settore secondario di raffinazione delle materie prime abbastanza sviluppato, o stati comunque che sono molto sviluppati, come Australia, Italia, come vedete l'Europa, ok, non è tra i colori più scuri, però comunque rispetto all'Africa, come vedete, stiamo inquinando parecchio in più, no? Un po' virtuosi, più virtuosi sicuramente di noi sono i paesi dei Baltici, i paesi del nord Europa, e sebbene ovviamente questi, essendo sviluppati al pari insomma, degli altri paesi europei, hanno una popolazione di molto inferiore, intendo proprio come densità di popolazione, e che anche quella incide, no? Abbiamo detto. Andiamo avanti, nella prossima slide non spaventatevi, ci sono un sacco di frecce, un sacco di cose, vediamo un po' di leggerla. Allora, a destra vedete la parola gas, il neretto, sotto vedete carbon dioxide, CO2, 77%, vuol dire che il 77%, ecco, sono i dati di prima, no? Che fa l'effetto serra dato la CO2. E da dove viene questa CO2? E la vediamo, c'è una gran fetta, che è tutto l'arancione rosso a sinistra, che viene dalla
dall'utilizzo di energia, dall'energia che noi usiamo come società. E energia, dov'è che la usiamo questa energia? La usiamo per i trasporti, per riscaldarci le case, per fare l'elettricità, per altri combustibili che servono per diverse cose, no? Poi c'è tutto il settore dell'industria e alcune emissioni che non riusciamo a controllare perché ci scappano, no? E proprio nel processo di raffinazione. In azzurro abbiamo qualcosina sui processi industriali, poca roba, una gran parte, come vedete, la parte verde, questa è una zappa che ci tiriamo sui piedi, siamo veramente deficienti, secondo me, perché stiamo deforestando per creare quei campi che servivano, no? Che vi ho detto prima che insomma, tutte queste persone in più ogni anno che devono mangiare avranno bisogno di campi, no? Arabili. Però noi stiamo deforestando troppo. Ovviamente gli alberi sono quelli che con la fotosintesi assorbono CO2 dell'ambiente. Se li togliamo di mezzo, non c'è nessuno che ci assorbe questo CO2, addirittura quegli alberi che abbiamo tagliato diventeranno combustibile e quindi verranno bruciati e la CO2 che hanno intrappolato nel loro legno, nelle loro fibre, viene riemessa nell'atmosfera. E qui veramente si potrebbe fare tanto. Il settore dell'agricoltura invece, come vedete, è ciò che produce il grosso del metano. Sono fermentazioni delle deiezioni animali così, insomma, ce l'abbiamo questa uscita. Bisognerebbe diminuire ovviamente tutto il discorso dell'allevamento. E altri ossidi d'azoto, come vedete, derivano dai campi, agricultural soils, è quello che ne fa da padrone. Poi abbiamo visto che è anche uno dei gas che attualmente, anche se molto forte, come potere serra meno contribuisce, quindi ci stiamo concentrando un po' su diossido di carbonio e metano. E questa è una bella immagine vista dallo spazio, ovviamente è stata fatta con diverse foto satellitari attaccate insieme, che mostra il mondo di notte, no? Non si poteva fare tutto in un momento, ovviamente, perché metà Terra è sempre illuminata dal sole, però, come vedete, di notte l'elettricità, l'illuminazione stradale è alta, ok? Per quanto riguarda i gas serra prodotti dal settore zootecnico, chi sono i responsabili? Queste sono delle slide che ho liberamente preso dall'Agenzia Provinciale di Protezione dell'Ambiente di Trento, che ringrazio ovviamente. Ci dice un po' quante sono le tonnellate. Sono gigatonnellate, sono miliardi di tonnellate di anidride carbonica equivalente all'anno, cioè equivalente perché equivalente? Perché abbiamo detto che soprattutto tutto il settore zootecnico produce molto metano, no? Quindi si traduce in anidride carbonica equivalente, cioè tutto questo metano che potere serra ha? Lo traduciamo in anidride carbonica e vediamo quant'è. Perché produrre e lavorare sui mangimi? Ovviamente c'è tutto un discorso di produzione, lavorazione, industria, eccetera, che ha un costo ambientale di produzione di CO2 o CO2 equivalente. C'è un processo digestivo dei bovini che produce metano, la decomposizione stessa del letame produce metano, poi ci sono i trasporti ovviamente di macchine e quant'altro, macchinari che anche questi emettono gas serra nell'ambiente. Ok, calcolate che una mucca fa 600 litri di metano al giorno in gas, sono tanti, sono tanti. Qui vediamo come è aumentata nel corso del tempo la produzione di CO2, le emissioni di anidride carbonica. Vediamo che fino al 1820-1830 non si produceva così tanta CO2. Poi sono cominciate le rivoluzioni industriali e lì, hai voglia, ovviamente si è scoperto il carbone come fonte energetica, assolutamente di questa risorsa, la combustione stessa del carbone che poi ha prodotto la CO2, che poi produce CO2. Ovviamente all'epoca
Londra era molto più inquinata di quanto è oggi, perché non era solo la CO2, l'inquinamento dato dalla produzione cioè da questo sfruttamento del carbone, no? Le centrali all'epoca erano diverse, quindi anche i filtri, tutto il particolato emesso era diverso, e quindi immaginate proprio degli ambienti con l'aria fetida, piena di pulviscolo, veramente irrespirabile. E, pulviscoli che troviamo oggi in alcune città dell'Africa, come Lagos, come Cotonou, in Nigeria, in Benin, città molto popolose che ovviamente magari utilizzano macchine invece che nuove, utilizzano macchine degli anni 70, degli anni 60, quindi con anche i filtri di particolato emessi dai tubi di scappamento molto diversi, no? Mi è capitato personalmente di visitare una città, Cotonou, in Benin, cioè, sembrava di avere la nebbia come nei mesi invernali qua da noi, nella bassa pianura padana, però non era nebbia da umidità, era gas prodotto dalle automobili, dai veicoli, e che ogni tanto usano dei combustibili anche non del tutto adatti come l'olio di colza, no? E, vediamo che dal momento in cui si producono le autovetture e aumenta a dismisura, no? questo bene, dove le popolazioni lo utilizzano sempre di più, ecco che il bisogno di trasporto, il bisogno di scaldare le case, sempre più benessere, ha fatto esplodere la CO2. Se l'Europa, gli Stati Uniti, adesso se non stanno aumentando, addirittura stanno riducendo le loro emissioni perché stanno implementando delle politiche di ridurre le stesse, no? attraverso l'implementazione di utilizzo delle risorse rinnovabili come fotovoltaici, energia eolica, eccetera, eccetera. Ci sono altri stati che non hanno questo, non hanno ancora questa tecnologia, o comunque non così utilizzata su una scala abbastanza ampia, e stanno ancora utilizzando fonti a carbone come la Cina, l'Asia, eccetera, eccetera, e quindi stanno producendo molta, molta, molta più CO2 e sono ancora in fase di espansione, di crescita. Quello che preoccupa da questo grafico è vedere l'India, perché l'India potenzialmente può diventare come una Cina, perché ha la stessa popolazione, meno male, un po' di meno, ma comunque tanti sono anche loro, e anche loro vorranno svilupparsi sempre di più e essere, raggiungere lo stato di benessere come l'Europa, no? Intendono tutti ad aumentare il loro benessere. E aumentassero così la CO2 invece di fermarsi, riuscire a fare il drawback di cui si parla tanto, quindi far scendere questa curva e produrne sempre di meno, ne produrremo sempre di più. Questo è un po' il punto di domanda. Non è solo colpa dell'India, ma anche altri stati in via di sviluppo. Sarebbe opportuno che gli stati europei, questo è un ragionamento mio, aiutassero questi stati a svilupparsi e fornendo loro tecnologie che non producono CO2 per avere energia pulita. Cos'è l'energia pulita? È energia che per essere prodotta non inquina l'ambiente, cioè non è neanche un inquinamento, che non apporta all'ambiente altra anidride carbonica, quindi che non aggrava l'effetto serra che già ci sta attanagliando, no? Quali sono le emissioni di gas serra in Italia? Come detto, sono questi, con la parte dei trasporti e l'industria energetica, ovviamente è quella che ci produce l'energia, quindi tutte le centrali a carbone hanno la loro produzione di CO2, e ovviamente i residenziali servizi sono tutti i riscaldamenti delle case, no? Questi sono i punti principali. E in Trentino vediamo che il settore residenziale, assieme al trasporto privato, fa da padrone, no? E il settore pubblico è poco, il settore terziario un po' di più, ecco. Allora, vediamo un po', questa è la catena di cause e conseguenze
del surriscaldamento, cioè le emissioni di CO2 che fanno, aumentano i gas serra nell'atmosfera e questo intrappola, no? More solar beams are trapped into the atmosphere, vuol dire che ci sono più raggi solari che vanno intrappolati nell'atmosfera, quindi aumenta le temperature e aumentano anche le temperature dell'acqua, dei mari, e vediamo fra un po' cosa succede. E ringrazio di nuovo l'app per questa bellissima slide. Siamo in Antartide, a base Concordia, perché siamo qui? Perché loro ci forniscono dei dati molto interessanti da ricerche che stanno facendo. Cosa fanno? Fanno le carote di ghiaccio, questi carotoni, fanno questi trafori, questi buchi nel ghiaccio. Perché? Perché il ghiaccio ogni anno si sedimenta in Antartide e fa dei piccoli straterelli, no? E si è visto che se io faccio un buco riesco a trovare il ghiaccio che si è sedimentato anche migliaia di anni fa, ma non solo migliaia, centinaia di migliaia, no? E come vedete nella foto, l'immagine mostra che si arriva anche a 700.000 anni fa, se scendo parecchio all'interno del ghiaccio, all'interno proprio della coltre ghiacciata. E questo cosa ci permette di fare? Ci permette di raccogliere non solo il ghiaccio, ma anche le piccole particelle di aria intrappolate in quel ghiaccio, che poi analizzandole ci permette di avere questo grafico qua, no? Cioè noi abbiamo migliaia e migliaia di anni, vediamo come la CO2 è cambiata naturalmente. La percentuale, no? La concentrazione di CO2 è cambiata naturalmente nel corso delle epoche storiche. E vediamo che adesso abbiamo già una concentrazione di CO2 che non abbiamo mai avuto negli ultimi 800.000 anni. Attenzione che questo grafico è fatto bene, ma in realtà non tanto, perché voi vedendolo siete tratti in inganno e vi sembra che attualmente la concentrazione sia il doppio rispetto al picco più alto che abbiamo mai avuto. Ma non è il doppio perché se io guardo non si parte da 0 ma parte da 150, d'accordo? Quindi dovrei paragonare un 400 rispetto a 250. 400 è tanto, è molto di più di 250, è molto di più di quello, 250-300, è molto di più di quello che è sempre stato, ma non è il doppio, rispetto a 300 è circa 30% in più, no? 33% in più, ok? Cioè è preoccupante, ma va un attimino ridimensionata la cosa. E andiamo avanti. Questa è la concentrazione registrata in parti per milione a Mauna Loa, quindi nelle Hawaii. E vediamo che negli ultimi anni questa continua a salire. D'accordo? Abbiamo superato le 400 ppm, che era un punto, una soglia che si diceva che era importante cercare di starci sotto. E cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che un altro collegamento che è stato fatto, si vede bene anche nel video, una scomoda verità di Al Gore, bellissimo documentario che consiglio la visione. Che tra l'altro ho fatto anche il secondo, Una scomoda verità 2, dove dà un po' più di speranza rispetto all'uno, era un po' catastrofico. Che di speranza ce n'è per uscire da questa situazione, solo che insomma bisogna muoversi e remare tutti quanti nella stessa direzione. Sì, questo ci fa vedere che i punti in cui la CO2, la concentrazione di CO2 è bassa nella storia corrispondono a epoche glaciali. L'ultima era glaciale, come vedete, sulla linea rossa in centro, Last Ice Age, quasi in fondo, no? Corrisponde alla CO2 più bassa che c'è. Ovviamente se la CO2 è bassa, clima raffredda, raffredda e si forma più ghiaccio, si forma più ghiaccio, ovviamente il sea level, il livello del mare si abbassa, ok? Perché l'acqua viene intrappolata in neve e ghiaccio. Viceversa, quando si alza, le temperature si alzano e il livello del mare si alza, perché c'è acqua intrappolata nel ghiaccio che si scioglie, ma anche per una dilatazione termica del liquido, dell'acqua, che dilatando termicamente ovviamente aumenta di volume. Queste sono le anomalie in temperatura degli ultimi anni. Gli ultimi anni sono 68 anni, dal 50, dal 1000.
no, che dico, molti di più, del 1850. Quindi abbiamo diverse misurazioni nel tempo e vediamo come negli ultimi anni stia salendo, no? Sale con un zigozago perché è normale che ci sia certi anni magari più freddi, certi anni magari più caldi. Ed è quello che ci addormenta un po', perché confrontiamo l'anno più freddo con i precedenti 10, dimostrando che effettivamente c'è l'annata fredda anche in un trend in cui tutto il mondo si sta scaldando. Ma se io lo guardo con una visione un po' più ampia e aumento il tempo in cui osservo questa cosa, ecco che vedo che veramente si sta alzando. Di tanto, no, di poco, guardate, sono incrementi piccoli, 0,2, 0,4, 0,6, no, siamo arrivati a un grado e mezzo, no? Di anomalia. Voi dicevo, un grado e mezzo cos'è? Poco, no? Un grado e mezzo. Un grado e mezzo per la Terra è tanto. Anche per il vostro corpo è tanto, perché se il vostro corpo a 37 gradi come temperatura interna arrivasse a 38 e mezzo e avete la febbre, non state un gran bene, no? Quindi un grado e mezzo non si sta bene. Il problema è che un grado e mezzo è la temperatura media. Ci sono posti in cui sale di 7, 8, 10 gradi la temperatura, magari posti anche che diventano più freddi per via del surriscaldamento, no? Ricordate che si parla sempre di temperature medie globali, no? E ovviamente queste cose vedono delle differenze nel globo, no? Punti che si scaldano di più, punti che si scaldano di meno. Eccoli qua, i punti che si scaldano di più, i punti che si scaldano di meno. Ci sono punti anche che si raffreddano sotto la Groenlandia. Cavolo, perché si raffredda? Perché quel ghiaccio lì della Groenlandia che si scioglie va a finire nell'oceano Atlantico e viene raffreddato quell'oceano Atlantico, per quello che c'è una zona anche più fredda e ci sono zone anche molto più calde ci sono alcuni punti al polo dove ci sono anomalie in alcuni mesi dove la temperatura sale di 8-10 gradi in più rispetto alla temperatura più alta che c'è mai stata negli anni precedenti, no? Questo che preoccupa, vedete, anomalie medie annuali e medie immobili su 10 anni nella città di Trento. Come vedete, gli ultimi anni sono stati molto più caldi come anomalie, no? E contestualmente vediamo anche una piccola diminuzione, piccola, è meno 35% negli ultimi 30 anni rispetto ai periodi precedenti della neve che cade. Ok? Perché cade meno neve? Perché il surriscaldamento aumenta l'energia presente nell'ambiente, l'energia solare, di calore, tutto quello che comporta anche l'evaporazione dell'acqua. Quindi c'è più acqua che evapora e più acqua che cade. Voi dovete aspettare, se evapora più acqua dovrebbe nevicare di più, perché è sempre acqua che cade dal cielo. Sì, ma dipende dove. Perché l'energia del sole è il motore che fa funzionare il mondo e come tale governa anche tutte le correnti marine e i venti. E quindi è vero che c'è più acqua che evapora, i venti sono più forti, motivo per cui sono aumentati anche i tornadi, c'è più acqua che cade quando piove, quindi monsoni, tutta quella zona lì subisce delle forti piogge che diventano allagamenti. No? Però ci sono zone che diventano più desertiche perché se piove meno in quella zona, perché i venti portano l'acqua che è evaporata in altri punti, ci sono zone che si desertificano più in fretta se evapora più acqua. Da noi, per quanto riguarda la neve, sto parlando, abbiamo una diminuzione del 35%, quindi piove meno nei periodi invernali. Non a caso, nell'ultimo anno abbiamo avuto 3-4 mesi di secca e gli alberi in marzo-aprile. Soprattutto chi raccoglie le gemme, no? Per farne diciamo, derivati, no? Per i prodotti fitoterapici, ha visto che dopo 3 mesi di secca quasi totale, gli alberi facevano difficoltà a far spingere le gemme ad aprirsi, no? Quindi lo vediamo, no? Anche se è un caso, come dite, vabbè, solo quest'annata così, bene. Però, come vedete, negli ultimi 30 anni di neve ne è caduta il 35% in meno rispetto ai periodi precedenti.
Che scenari abbiamo per le emissioni di CO2, presente, futuro, eccetera, eccetera, no? Abbiamo diversi, e voi vedete anche le temperature che si raggiungono. Dipende un po' cosa facciamo, che politiche mettiamo in atto. Se noi mettiamo in atto subito delle bellissime politiche, il raggiungimento di 1,5 gradi ci sarà, però pian pianino abbiamo speranze nel 2030, 2040, di avere una curva discendente e a fine secolo di andare con un'emissione netta, addirittura negativa, quindi di togliere anidride carbonica dal pianeta. E altri futuri scenari sarebbero di meno positivi, che la curva non sia così netta di discesa, ma di implementare queste tecnologie troppo lentamente e di avere una curva un po' più bassa. E questa curva toccherebbe un aumento di 2 gradi della temperatura media globale, no? E addirittura a fine secolo addirittura di 3 gradi. Ovviamente se noi non implementassimo subito queste strategie, addirittura non riuscissimo a fargli fare il picco, come abbiamo ben imparato dal Covid, no? Si cerca il picco in modo che poi da lì la curva diventi discendente. Se le emissioni emissions don't peak, cioè se le emissioni non fanno il picco e non tornano in giù, il picco deve ancora raggiungere, vuol dire che non ci sarà mai un punto in cui pian pianino ridurremo rispetto agli anni precedenti le CO2 e non arriveremo mai alle negative emissions, quindi il surriscaldamento continuerà ad aumentare, raggiungendo più velocemente soglie 2,5-3 gradi, 3,5-4, 4,5, eccetera, eccetera, che gli scienziati hanno calcolato che sarebbero disastrose per il nostro pianeta, come perdita di terreni, di specie animali, eccetera, eccetera. Allora, qua comincia una parte importante. E perché dico che comincia una parte importante? Perché dobbiamo capire che ruolo ha nel surriscaldamento climatico le calotte polari, no? La calotta polare è uno specchio riflettente. Se ci pensate, anche quando andate montagna d'inverno con la neve, è importante mettere dei bei occhiali da sole perché si rischia un danno agli occhi, no? E se state tanto tempo sulla neve senza occhiali da sole, potrebbe essere che la sera l'occhio vede meno, è un po' danneggiato e vivete proprio questa piccola cecità. Perché? Perché la neve riflette il raggio luminoso, quindi aumenta, diciamo, la luminosità che entra nell'occhio. Le calotte polari sono dei grandissimi specchi che riflettono un bel po' di luce solare, come vedete, ne riflettono l'85%. Il mare, invece, che è scuro, ne riflette il 7%, il 93% viene assorbito. E questo è un grande problema, perché se la calotta polare si scioglie, tutto quel calore che attualmente, quella radiazione solare che attualmente si riflette, viene assorbita, quindi non ha un effetto. È un effetto moltiplicativo, no? E questo è uno dei problemi cui potremmo incorrere. E guardate un po' che succede alla calotta polare dal 1980 al 2012. Calata di parecchio. Questo vuol dire tanta più energia che viene intrapolata nei mari del nord. È lì che si vede di più gli effetti del surriscaldamento globale, non tanto negli altri posti del pianeta, no? Lì la temperatura è di diversi gradi più alta, no? Questo è l'Arctic Sea Ice Extent, quindi una media mensile del ghiaccio artico, no? E come vedete sta calando, Sta calando parecchio. Dal 1979 al 18, non solo quei ghiacci lì, ma tutti i ghiacciai anche del mondo. Qui siamo in Alaska, confronto le due foto, prima c'era un ghiacciaio immenso, adesso non c'è niente. Altre foto dell'Alaska, ghiacciai, adesso tutto questo ghiaccio non c'è.
Un'altra foto sempre del ghiacciaio artico, questi sono anche degli articoli che dicono come l'Artico è la front line, no? Il confine è più avanti, no? Il fronte in questa guerra contro il surriscaldamento globale, è lì che si vede, no? Veramente il surriscaldamento globale. E i nostri questi ghiacciai evidentemente stanno sgretolando. Anche qua c'è un documentario bellissimo che potete vedere che si chiama Chasing Ice, e dove uno scienziato ha documentato con delle riprese meravigliose questo fenomeno di pezzi di ghiaccio che a un certo punto la sera al mattino boom, sgretolano, escono nell'acqua e il ghiaccio parte, no? E questi ghiacciai si stanno formando fiumi, laghi sottomarini, fiumi che tagliano e vanno sotto, e poi c'è anche il problema di tutte queste che ci sono state, no, negli ultimi anni, con le eruzioni vulcaniche della parte di Islanda, un po' quelle sono responsabili, un po' anche il nostro inquinamento che sporca il ghiaccio. Se non è più bianco diventa un po' scuro, e lo scuro ovviamente riscalda, e si riscalda perché assorbe più calore, si scioglie anche più in fretta, no? E guardate che roba, oggi sono interi, sembra le cascate del Niagara, di ghiaccio che si scioglie. E il problema è che quando si scioglie il ghiaccio, che succede? Che quest'acqua che si infila sotto forma laghi, come vedete qua nelle immagini, ma proprio fiumi, e questi fiumi trasportano tutto il ghiaccio che sta sopra e lo fanno scivolare più velocemente verso l'oceano, dove si scalda e si scioglie prima. Quindi questi c'è un effetto anche qua moltiplicativo, questi fiumi che si incunano sotto mi fanno scivolare il ghiaccio più velocemente verso mare, no? E quindi questi bellissimi lemmighi di ghiaccio, se a monte ci sono quest'acqua che si infiltra, che va sotto, è un'acqua che mi trasporta questo ghiaccio. Infatti ci sono delle immagini dove vengono riprese, no? Come dei fotogrammi che scattano ogni 2 o 3 giorni, e si vede proprio come questo ghiaccio non sia immobile, noi lo vediamo immobile, ma in realtà si sta muovendo, e si sta muovendo dall'interno verso l'esterno, c'è proprio una corrente che lo sta portando giù. La Groenlandia è uno degli stati, dei posti, no? Del mondo che ha una bellissima copertura ghiacciata, e si verificano delle perdite di ghiaccio notevoli, dei punti in cui questo ghiaccio sta sciogliendo più velocemente di altri, e punti in cui ci sono delle anomalie di calore importanti, no? Anomalie dove è molto più caldo rispetto agli anni precedenti. Ecco, questo è un 4 scenari di possibili innalzamenti del mare, no? Dovuto proprio allo scioglimento di questi ghiacciai. Abbiamo visto il caso dell'Artico, ma poi anche l'Antartide è simile, no? Come scenario. E qui già avere mezzo metro o 1 metro in più di mare, con le maree ovviamente che salgono e scendono, comporterebbe, quando va in marea grossa, veramente il mare che si incune e ruba terra, tante spiagge cominciano a essere, cioè a proprio essere mangiate, ma anche diverse città, cioè quel mezzo metro, quel metro, quello che ti manda a Venezia sott'acqua. E altre città d'Italia o del mondo, quindi già 1 metro sarebbe grave la cosa, no? E alcuni, che sia mezzo metro, che sia 1 metro, lo prevedono, questi scenari lo prevedono per fine secolo. Vediamo cosa riusciremo a fare, però sarà uno dei problemi che dovremo affrontare. E questo è un possibile scenario. Adesso non mi ricordo qui se era sui 60-70 metri, quindi era proprio il caso estremo dove tutti i ghiacci della Terra vanno a sciogliersi. Cosa succede all'Europa come la conosciamo noi? Come vedete, di parti di terra che finiscono sott'acqua ce ne sono parecchie.
no? Parecchie. E è un scenario catastrofico che è molto in là nel tempo e possibilmente sarà anche scongiurato, però ci dà un'idea che se il mare si alzasse di tutti questi 60-70 metri, 60-70 metri, che nel momento in cui tutti i ghiacciai Artide e Antartide sciolti andrebbero ad aumentare appunto il livello del mare, sott'acqua ci finisce veramente parecchia terra, parecchia terra. E ovviamente questo inficia, va in direzione opposta ai campi che servono invece alla popolazione mondiale, no? Perché abbiamo detto che a noi ci servono più campi perché siamo sempre in di più. E sulla sovrappopolazione possiamo anche notare qua, no? Che gli stati sviluppati come l'Italia attualmente sta ogni anno ci sono 100-150 mila persone in meno, ma stati che ogni anno hanno molte molte persone in più. E si vede che più aumenta il benessere di uno stato, più questo stato ha delle politiche o uno stile di vita che porta le persone a fare meno figli, no? E che li facciano meno figli perché le donne sono meno fertili, che facciano meno figli perché vogliono controllare di più le nascite, non averne 10 per casa, ma ne 2 o 3 bastano, che facciano meno figli perché magari uomo e donna non fanno figli quando hanno 18-19 di anni, ma ci tentano magari a 30-35 perché prima vogliono studiare. Quindi l'età in cui la donna fa figli e si sposta, e questo incide anche sulla fertilità. Sono donne che magari arrivano a 30-35 anni, decidono, magari trovano l'uomo giusto, hanno studiato, hanno trovato il lavoro, tutto perfetto, e vorrebbero avere un bimbo, ma magari non ce la fanno, no? E perché non sono più fertili, no? Ci sono anche questi casi qua. Quindi c'è un po'. Insomma, qui i discorsi sarebbero veramente tanti da fare, il tutto si amplia e diventa un po' più complesso. E è meraviglioso l'opportunità di fare una famiglia, è anche vero però che avere 7, 8, 10 bambini per il pianeta attualmente non è sostenibile. Ecco. Questo è un po' quanto. Sì, il finale del ragionamento è che noi, come stati, come cittadini di stati sviluppati, dovremmo dare una mano a chi è in via di sviluppo, a ottenere un benessere adeguato quanto prima possibile. E questo benessere adeguato sarà quella la leva che permetterà a questi stati di avere meno bimbi, no? Non che i bimbi siano la colpa, ovviamente, ma dare un freno a questa sovrappopolazione, no? Questo è un po' il discorso. E vediamo un po' questo grafico, increasing water temperatures, quindi questo aumento delle temperature delle temperature del mare. E crea quello che dicevamo prima, che questa espansione termica che ne fa aumentare anche la crisi in ocean level. Quindi l'aumento, questo è importante, dei livelli del mare non è dovuto solo, come visto prima, a quest'acqua del ghiaccio che finisce nel mare, al ghiaccio dell'acqua dolce che finisce nel mare, ma in parte è dovuto anche al riscaldamento e alla dilatazione termica, ok? Espansione termica, dilatazione termica che questo liquido, quest'acqua avrà. E questi scenari sono abbastanza catastrofici, speriamo di non vederli mai nelle nostre vite e se fosse così di poter fare qualcosa per aiutare, però è chiaro che molte città potrebbero andare sott'acqua con ovviamente milioni di rifugiati climatici. Alcuni scenari di questo tipo già li vediamo in Bangladesh, ok? Quindi ci sono già degli stati che sono sulla frontiera della lotta sul riscaldamento. Questi stati,
già vivono un mare che ruba isole che prima c'erano, che dopo non ci sono più, e persone che coltivavano e vivevano in quelle isole che diventano già rifugiati climatici, ok? E ci sono terre quindi che vanno sott'acqua, meno campi arabili e usabili dell'umanità, e ovviamente più c'è acqua che evapora, più acqua che evapora dagli oceani vuol dire anche più piogge, più allagamenti, dove quest'acqua poi piove e torna rientrando nel ciclo dell'acqua. E, di nuovo alcune immagini di riduzione di ghiacciai sulle Alpi, qui in Svizzera, in Trentino un bel po', i ghiacciai delle Alpi hanno perso il 50% della loro copertura, il 70% della copertura è sparito negli ultimi 30 anni. E questi video qua li salto, andiamo avanti. E riduzione di ghiacciai in Trentino, come vedete, dov'era il ghiacciaio? Nell'860, poi costruzione nel 1921 e poi bla bla bla, il ghiacciaio va giù. Si perde 45 metri di spessore. Ok? 45 metri, sono tanti, di spessore ghiaccio che se n'è andato. E se si sciolgono, ci sono anche importanti ritrovamenti, queste ozzi in Valsenales, quindi resti che sono stati perfettamente conservati nel tempo e per veramente migliaia e migliaia di anni. E qua c'è il ritrovamento di un soldato e altre foto stessi paesaggi. E adesso parliamo un po' di permafrost. Cos'è il permafrost? È quel terreno che giace sopra uno strato di ghiaccio. Visto che si parlava di ghiacci, parliamo di cosa succede anche alla terra che sta sopra questi ghiacci. Questi ghiacci si sciolgono, non solo i ghiacci Antartidi, ghiaccio artico, antartico e alpino, eccetera, eccetera, insomma, ghiacciai così, ma anche ghiacci che si trovano sottoterra. Perché ci preoccupa il permafrost? Beh, innanzitutto ci sono diverse zone della Terra che dove c'è il permafrost, e lì ci si costruisce anche sul permafrost. È sempre stato solido, a un certo punto non è più solido, ci sono degli sprofondamenti, no? Cedimenti strutturali. E qua vedete proprio che c'è una perdita di suolo che si spacca e cade. E il problema è che sotto il permafrost, questo è uno dei grandi problemi, ci sono dei grossi giacimenti di metano. Mano a mano che il permafrost si scioglie, questo gas in profondità viene rilasciato, e sapete che il metano è molto potente, ha un grande potere serra, e se il metano così di massa entra nell'atmosfera, ovviamente aumenta l'effetto serra ed è con effetto moltiplicativo, e questa è chiamata anche una bomba climatica, no? Come una bomba orologeria, quando quel pezzo si è sciolto il metano va su e dopo l'effetto serra va un po' fuori controllo. Dobbiamo impedire che accada, sta già accadendo in alcuni punti, però è importante bloccare questo fenomeno il prima possibile. E da dove viene questo metano? Le emissioni di metano, dove derivano oggi? Oggi derivano una gran parte, come vedete, dall'agricoltura. Wetlands and other natural, cioè la parte verde di emissione c'è. Insomma, quando le cose marciscono, le wetlands, nelle paludi, no? Formano un po' di metano. Sono cose che marciscono, dove non c'è poco ossigeno, quindi sono delle fermentazioni anaerobiche soprattutto che producono metano, no? E quelle ci sono, possiamo cercare di non produrne noi,
il grosso agricoltura, e poi c'è una bella parte fossil fuel production and use, cioè quando noi estraiamo il petrolio o produciamo la benzina eccetera eccetera, un po' di metano sfugge alle tubazioni, a lavorazioni eccetera eccetera, e finisce nell'atmosfera, no? Other natural emissions, come vedete quel numero 64, sono quello che sta arrivando dal permafrost, o metano che era presente negli oceani, alcuni laghi, in alcune zone geologiche, e questo si libera e finisce in atmosfera. Speriamo che questo numero 64 rimanga tale o diminuisca, che non aumenti esponenzialmente diventando molto di più, d'accordo? Sink from chemical reaction in the atmosphere, cioè c'è anche un flusso di questo metano che dall'atmosfera rientra nel ciclo, e questo è cosa buona, perché sì che il growth rate, quindi il tasso di crescita di questo metano, che è dato dal totale delle emissioni meno totale di ciò che sinks, di ciò che quindi si infila e viene catturato, no, dal pianeta, sia un numero relativamente piccolo, no? E fosse un numero più alto sarebbe molto 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 preoccupante. Quindi noi vogliamo aumentare il fenomeno naturale di questo metano che viene assorbito, diminuire prima possibile questo metano che viene prodotto dall'agricoltura e dalla produzione delle fonti fossili, no? Le concentrazioni attualmente di metano stanno aumentando. Quello del 2007, vedete il grafico dall'85 al 2015, vedete che è un grafico in crescita attualmente questo. Questo è un po' un grafico che spiega quello che abbiamo visto, no? Tutto questo aumento di piogge. Sì, andiamo avanti. Allora, conseguenze dell'interferenza dell'essere umano sempre nel water cycle, nel ciclo dell'acqua, e ce ne sono tante, insomma, no? Abbiamo extreme weather, drought and flood, quindi secche e allagamenti, no? Perché piove di più in alcune zone, in altre piove di meno. Increased temperature and intermittency of river flow, quindi anche le temperature dei fiumi e questi fiumi che scorrono a intermittenza, alcune volte sono secchi, altre volte sono pieni e magari sono troppo pieni. Ci sono flood damage, quindi danni da allagamenti, no? Quindi anche da flussi modificati, no? Quindi noi creiamo le dighe, dreniamo alcuni punti, e questi flussi modificati hanno degli impatti, no? Sugli ecosistemi. E lo scarico dal ghiaccio, dai ghiacciai, dal permafrost, ovviamente va a aumentare, quello che abbiamo detto, l'acqua negli oceani. E ovviamente, essendo acqua dolce che va negli oceani, questa ne diminuisce anche il livello di salinità. Ci sono dei rischi anche per le correnti marine, perché il motore che le tiene in moto è un motore dato dalla differenza di temperatura, ma anche differenze di salinità dell'acqua. Ecco, ci interessa soprattutto la parte in rosso, che sono quelle dovute al clima, sea level rise and sea water, salt water intrusion, ho detto prima che è proprio il livello di acqua del mare e degli oceani. E cos'è il salt water intrusion? È l'acqua salata che, se si alza, questa acqua salata entra in zone dove prima non è entrata, perché dalla costa rientra un po' di più all'interno della terra. Voi sapete che l'acqua salata alle piante non piace, non a tutte. La maggior parte non piace l'acqua salata,
e provoca danni, no? E poi abbiamo alteration of ocean currents and associated interconnection with the terrestrial climate, quindi alterazioni delle correnti oceaniche e tutte ovviamente le interconnessioni col clima terrestre, tra cui i venti, eccetera, eccetera. Questa è una delle conseguenze, no? Parlavamo del flusso di fiumi che va e viene, che ogni tanto c'è un interrotto, ci sono fiumi che vanno in secca per dei periodi dell'anno. E se vanno in secca il fiume o si abbassa la falda acquifera, è chiaro che anche i pozzi danno meno acqua. E gente nella terra già vive scarsità d'acqua. Una scarsità d'acqua grossa, cavoli amari. No? Ci sono persone, ci sono posti in Africa dove le persone devono farci magari 3, 4, 5 km a piedi per andare a prendersi dell'acqua. E se poi mancasse anche da quel punto dove se riescono a prenderla, diventa ancora più difficile la storia, no? L'India è uno degli stati che vive di più lo stress idrico. L'India, poi c'è anche l'Australia e altri stati. L'India ha il water stress, questo stress idrico di mancanza d'acqua. Sono alcune zone, il Rajasthan per esempio, è una zona che vive veramente nello stress idrico molto molto alto. La popolazione comincia ad avere sete perché i pozzi si stanno prosciugando. Ah, altri ragionamenti sull'India proprio anche per questo, no? Cioè, se tutti i ghiacciai lentamente vanno in giù, c'è meno ghiaccio. La maggior parte dei fiumi, tra l'altro i fiumi più grandi del mondo, anche quelli che hanno una portata maggiore, sono quelli nel sud-est asiatico, tra cui il Gange, e poi abbiamo quello che passa per la Cambogia, adesso non mi viene il nome, è importantissimo, c'è un lapsus, e io l'ho visto, è spettacolare, però voglio dire. Se tutti questi fiumi, la maggior parte dell'acqua ce l'hanno da ghiacciai che prima c'erano, quindi che nel corso della loro annualità garantivano un certo apporto d'acqua a questi fiumi, se diminuisce quello, diminuisce parecchio, no? E dall'altra parte, quei monsoni che colpiscono quelle zone diventano sempre più violenti, quindi ci sono posti in cui vanno completamente sott'acqua durante i monsoni. E magari in stagione secca l'opposto. Allora vediamo un attimino questo schema. Abbiamo l'increase in temperatures, quindi l'aumento nella temperatura dell'aria, che sopra lo zero succede qualcosa, cioè il ghiaccio diventa acqua. Se il ghiaccio diventa acqua, c'è tutto il discorso del permafrost, che abbiamo già visto, che il permafrost si sta sciogliendo, si rilascia metano e aumenta ovviamente l'effetto serra. Se i ghiacciai si sciolgono, abbiamo meno fiumi o fiumi più piccoli durante le stagioni calde, quindi povertà d'acqua, abbassamento della falda acquifera, e quindi i pozzi pescando dalla faglia diventano più secchi, aumenta il livello dell'acqua degli oceani. E poi l'altro grande discorso, abbiamo detto che ice cap melting, quindi le ice cap sono le calotte di ghiaccio, Artica e Antartico, che si sciolgono. Quindi ci sono più raggi solari che colpiscono l'acqua e quindi aumenta anche di più la temperatura dell'acqua, che a sua volta fa aumentare le temperature dell'aria, con tutto quello che abbiamo detto anche dell'espansione termica dell'acqua, no? Dilatazione termica. E tutti questi raggi solari che non vengono riflessi nello spazio vengono intrappolati nella Terra con effetto moltiplicativo, quindi aumenta la velocità con cui l'effetto serra si sta incrementando, ok? Questo è un altro problema, quindi la desertificazione come problema legata alla perdita dell'acqua del suolo, legata a incendi. Infatti l'Australia sta vivendo periodi molto difficili, tanti incendi l'hanno devastata negli ultimi anni, alcuni veramente veramente terribili, e ci sono zone
vivono a rischio incendio notevoli. In California i più grandi incendi, come acri e come metratura, no? Di terreno che si è bruciata. Guardate gli anni in cui sono avvenuti: 2018, 2017, 2013, 2012, 2013, 2007. Cioè, i primi sei incendi più grandi che ci sono mai stati sono dopo gli anni 2000. E anche gli altri sono tutti incendi. Cioè, nel 2018 sono stati due incendi molto forti che sono entrati nella top 15, diciamo, di quelli più grandi che sono mai successi nella storia della California. Quindi anche questo è un problema per alcuni stati sicuramente. Quindi increase in air temperatures, cosa abbiamo? Abbiamo che più acqua evapora dagli oceani, storm are stronger, quindi le tempeste sono più forti, ci sono allagamenti, more water evaporates from inlands, quindi dalle terre interne, e se evapora acqua dalle terre interne, abbiamo più wildfire, sono questi incendi. Che ovviamente a loro volta emettono CO2, perché le combustioni sappiamo che emettono CO2. Abbiamo anche meno risorse idriche, perché se evapora acqua dalle terre, se ci sono meno risorse idriche c'è desertificazione. Abbiamo visto che una delle cause, no? Del surriscaldamento si torna sempre lì, e lack of water for people, quindi questa mancanza d'acqua che si trasforma in periodi di siccità, drought. Eccoli qua, alcuni incendi di boschi simili ai nostri. C'erano dei boschi in Siberia che si erano incendiati, che continuavano a bruciare, non li spegnevano neanche perché tanto non ci abitavano neanche delle persone lì, e bruciavano, vabbè, si aspettava la pioggia che l'avrebbe spenti. E questo è un po' il ciclo della CO2, no? È vero che c'è della CO2 che viene emessa, è vero che c'è della CO2 che rientra nel ciclo. Il problema è che il netto di questo non è positivo, ce n'è troppa che rimane nell'atmosfera. Guardate qua, c'è una bella fotosintesi fatta anche dagli oceani, dalle alghe. E le alghe dell'oceano contribuiscono per l'80% al totale dell'ossigeno che respiriamo. Importanti queste alghe che rimangano, no? Perché il grosso, è vero che si parlava, no? Dell'Amazzonia come polmone del mondo, ma il più grande polmone del mondo è l'oceano, con le sue alghe permette questo. Una parte di CO2 importante viene assorbita dagli oceani, ok? Proprio una parte di qua, lo vedete, CO2, viene assorbita una parte anche dai terreni, ma una parte entra proprio nell'acqua. Si dissolve nell'acqua, entra all'interno anche nella profondità, ogni tanto sedimenta, perché sono dei piccoli esserini che sono le piante, no? Queste piccole alghette fanno la fotosintesi. Qui c'è un bellissimo documentario di quel fotografo, che si chiama Ocean Planet, di Jan Arthus Bertrand, dove parla di questo blooming, di questo fiorire di vita nell'oceano, partendo dalle piccole alghe che fanno la fotosintesi. Fotosintesi, quindi incorporano la CO2 e serini e via via, con tutta la catena alimentare a risalire, che si cibano delle alghette, e serini un po' più grandi che si cibano di questi serini un po' più piccoli, via dicendo, e che poi magari hanno la produzione magari di piccole conchiglie, così, e tutto questo poi deposita e fa i sedimenti sul fondo degli oceani e intrappola un po' la CO2. Una bella parte di CO2 però non viene intrappolata in questo sistema qua, si dissolve nell'acqua. Esattamente come voi sciogliete lo zucchero nel tè, che diventa liquido, cioè diventa liquido, entra in soluzione sostanzialmente, così la CO2 entra in soluzione nel mare. Questo provoca una cosa che si chiama ocean acidification, che è l'acidificazione degli oceani, ossia il pH si abbassa. Si abbassa perché? Perché l'anidride carbonica, e una volta che entra nell'oceano, si lega una molecola d'acqua e diventa acido carbonico. L'acido carbonico perde un H+, poi perde uno ione, e quello ione va a acidificare l'oceano. Questo è.
E se si abbassa il pH dell'acqua, questo non piace per niente a coralli, molluschi e altri esserini marini che sostanzialmente producono il calcio, calcificano. Il calcio si forma in un pH un po' più basico, un po' più alto. Lo sbiancamento dei coralli, anche qua è uno dei fenomeni che chiamano bleaching. Ci sono diversi video che si possono vedere, c'è cioè Chasing Coral, un altro che ha seguito l'onda del documentario di prima, Chasing Ice, e mostra come i coralli stiano vivendo momento non roseo, e punto di non ritorno è un altro bel video che potete cercarlo. C'è un altro documentario non mi ricordo adesso il nome, mannaggia, è quello che ha fatto anche Dawson Creek, che ha recitato in Dawson Creek. Vabbè, è circa un'oretta di documentario, è stato ripreso anche dalla National Geographic, anche lui parla del problema delle barriere coralline, dello sbiancamento. Perché lo sbiancamento? Mica è un problema se si sbiancasse e basta, perché se si sbianca e muoiono, e quando muoiono diventano bianchi. Se muoiono non ci sono i pesci, se non ci sono i pesci è un problema, si perde biologia marina, fauna, ma anche ci sono delle popolazioni che vivono pescando dai pesci che ci sono, che pullulano e che si riproducono sulle barriere coralline. Morissero quelle, e queste popolazioni non hanno più un apporto di cibo importante. E guardate qua che immagine, before after, barriere coralline che si perdono completamente. Threats to coral reefs, climate change, che sono i pericoli, coral reef per la barriera corallina, sono i pericoli, che si scalda. C'è il thermal stress, quindi lo stress termico per il fatto che si scalda. Chiaro poi che se si alza anche il livello dell'acqua, sono delle sedimentazioni e anche la luce arriva meno rispetto a come arrivava prima sui coralli. Changes in storm patterns, quindi ci sono dei cambi nella periodicità delle tempeste, e anche queste tempeste che sono più forti possono andare a distruggere le coralline. Changes in precipitation, quindi le precipitazioni cambiano. Increased runoff of fresh water, quindi sono questi cos'è il runoff? Questo scorrimento superficiale di acqua dolce e sedimenti e inquinanti. Altered ocean currents, quindi correnti oceaniche alterate, e anche qui cambia parecchio, perché può cambiare la salinità, perché può cambiare la temperatura dell'acqua, insomma c'è parecchio collegato. Ocean acidification a result of increased CO2, e il pH. Reduction in pH levels, quindi riduzioni nei livelli di pH. Allora, quello che puoi fare, guida meno, usa di più la bicicletta, riduci, riusa, ricicla, compra beni che siano efficienti dal punto di vista energetico, light bulbs, vuol dire cioè le lampadine a risparmio, no? Come quella LED. Stampare meno, scaricare un po' di più, usare meno acqua possibile, ridurre l'uso dei concimi chimici se puoi usano di meno, eccetera, eccetera. Choose sustainable seafood. C'è un bellissimo documentario, Seaspiracy, si chiama, che parla dell'utilizzo smodato dei pesci del mare, no? E di come le risorse ittiche siano sovrasfruttate. Ne consiglio veramente la visione. Learn about good reef etiquette and practice it when in the water, eccetera, eccetera. Ancora, threat to coral reef, overfishing, questo sfruttamento delle risorse ittiche, prendeteci questo documentario, ve lo guarderete. Great
Great Barrier Reef Marine Park, questo è il parco nazionale della Grande Barriera Corallina in Australia, e contiene 3.000 barriere coralline, 600 isole, no? 1.625 tipi di pesce, eccetera. Questa è un posto di una bellezza pazzesca, è grande quanto Italia, Giappone, Germania e Malesia, e come estensione, e c'ha una marea di varietà di vite così, e non sta andando bene. Questo grafico a me spaventa moltissimo, perché quella linea del 70-90% of coral lost, quella linea tratteggiata, è il 70-90% di perdita di coralli, di barriere coralline. Cioè, se noi riusciamo a stabilizzarci, non la raggiungiamo, che è la parte più stabilization, d'accordo? Ma se questo riscaldamento scappa, CO2 si produce sempre di più, eccetera, eccetera, e l'acidificazione dell'oceano aumenta, in modo smodato, vedete che nel 2050 siamo già nella fase che è least optimistic, quindi scenari meno ottimisti, quindi diciamo scenari pessimistici. Projection is that reefs will be increasingly stressed, leading to their complete loss. Their complete loss vuol dire che queste proiezioni porterebbero all'estinzione, ridico, l'estinzione delle barriere coralline, la perdita completa delle barriere coralline e di biodiversità, eccetera, eccetera. Questo è preoccupante, preoccupante. Human water interference, land conversion, quindi come l'uomo interferisce nell'acqua, no? L'abbiamo già detto, la conversione di alcune zone di terra, climate change, l'utilizzo dell'acqua, sono tutte cose che vanno a interferire con l'acqua del pianeta, e abbiamo che nella società ci sono milioni di morti, 1,8 milioni di morti ogni anno per inquinamento dell'acqua, 4 miliardi di popolazione che vivono con scarsità d'acqua, 80% che vive in zone a rischio, per quanto riguarda il rischio di mancanza d'acqua, no? Regioni dove il sistema dell'agricoltura potrebbe fallire, no? E che sono costretti a usare l'acqua sotterranea che non è rinnovabile, che si chiama acqua fossile, sono come dei pozzi di petrolio, ma nel pozzo del petrolio ci trovano l'acqua, fanno il buco, fanno il pozzo, la pompano su, utilizzano, coltivano per un po' di anni, quando finisce quell'acqua devono andare da un'altra parte a coltivare, quell'acqua è fossile, non è rinnovabile. Ecosistemi. E praticamente c'è una gran percentuale di fiumi, laghi, estuari che l'antropizzazione dell'uomo li ha resi sempre più sofferenti, no? Ci sono fiumi che non raggiungono più il mare perché a monte ci sono troppe coltivazioni. L'83% decrease in aquatic biomass, cioè ci potrebbe essere una riduzione dell'83% dei pesci, della biomassa acquatica. E le wetlands, importantissime, le paludi, sono come i reni della terra, cioè ciò che permette all'acqua sporca, inquinata, di essere depurata, tornare acqua pulita, acqua limpida. Anche le paludi stanno scomparendo, 3 volte più veloci delle foreste, anche le foreste stanno scomparendo, abbiamo parlato prima della deforestazione, no? Saline lakes disappearing, i laghi salati stanno sparendo anche quelli. Nell'idrologia, groundwater depletion and pollution, abbiamo il consumo, depletion, questo sfruttamento, no? e inquinamento dell'acqua, della falda acquatica, e il riciclo di tutta la moisture, continental moisture, questo ciclo dell'acqua, no? Dell'acqua che evapora e ricade come pioggia, in alcuni punti si sta indebolendo,
unreliable precipitation and evapotranspiration patterns. Cos'è questa roba qua? Cioè, se l'acqua evapora con una certa ciclicità, con una certa regolarità, c'è acqua che piove con una certa regolarità e una certa ciclicità, e questo permette all'essere umano di avere delle precipitazioni dell'acqua che bagna i campi e l'agricoltura di essere efficace. È chiaro che se a un certo punto ne evapora troppa di acqua, si secca subito il suolo, se a un certo punto quest'acqua che evapora scende, eccetera eccetera, l'agricoltura diventa difficile, no? Poi abbiamo altered ocean circulation, quindi circolazione di correnti oceaniche alterate. As the local environment changes, many plants and animals are responding by moving too. Cioè, come l'ambiente cambia, anche piante e animali rispondono muovendosi, no? L'ambiente si cambia, l'ambiente cambia e loro anche loro cambiano. Come cambiano? Ovviamente migrando verso altitudini più alte, e si spostano su nelle montagne, e si spostano in zone più fredde verso i poli, o si spostano più in basso all'interno degli oceani dove le temperature sono più fredde. E alcune specie si stanno estinguendo perché non trovano più pesce, perché se certe specie si spostano, se il nostro caro orso polare si ciba di certi pesci, così questi pesci si spostano, l'orso, i pesci, lì dov'è, non li trova più, deve spostarsi anche lui, ma magari non ce la fa a spostarsi, d'accordo? E stessa cosa per tanti altri animali, perché la catena alimentare è tutta collegata, no? Se un'anello della catena si sposta perché non sta bene, va in altre acque, tutti gli anelli della catena che in quelle acque si cibavano di quella specie e rischiano l'estinzione. Per questo è che è così importante stare attenti a come potrebbe impattare sugli animali e sul riscaldamento climatico, no? E altre conseguenze causate dalla temperatura sono ad esempio specie che prima non c'erano e che arrivano. Zanzara tigre è arrivata questi anni, ce l'abbiamo, sull'estate abbiamo un sacco di zanzare che prima non c'erano, sempre più zecche, eccetera eccetera, no? E nuove specie anche di pesci nel Mediterraneo che vanno a cibarsi di cibi, sono tipo i barracuda o pesci palle argenti, sono nuove specie che prima non c'erano, arrivano e ci sono adesso, no? E bello da un certo punto di vista, dall'altro punto di vista male, perché rubano spazio alle nostre specie di pesci, che ovviamente hanno meno spazio, meno cibo per quello che è, no? Quando arriva una specie infestante, se questa si riproduce troppo, le specie locali perdono in questa competizione per la vita, no? Global warming threat to key areas for biodiversity, quindi i pericoli, no? Che il surriscaldamento fa a diverse aree chiave per la biodiversità. Come vedete, sono delle specie animali che sono a rischio: marine turtles, tartarughe marine, African wild dog, African elephant, il wallaby, che sono dei piccoli canguri, sono bellini, e loro, anche loro, se l'habitat diventa sempre più arido, as their habitat becomes increasingly arid, quindi se il loro habitat diventa sempre più arido, rock wallabies are expected to migrate to the coast, anche loro si sposteranno, migreranno, d'accordo? Specie quindi che si spostano o rischiano l'estinzione. Extinction risk from climate change. Sono specie che rischiano l'estinzione. Quante? Tante. 12,9% degli anfibi, 9% dei rettili, 8,8% degli invertebrati, 8,6% dei mammiferi, 7,6% dei pesci, 7,3% delle piante, 6,3% degli uccelli, circa l'8% dei nostri animali rischia l'estinzione. Dove? In quali stati rischiano di essere di più? Soprattutto in Sud America, poi Australia, e Nuova Zelanda, poi gli oceani, poi l'Africa, eccetera, eccetera. Noi europei, che siamo tra le cause, no, del surriscaldamento globale, magari non ce ne accorgiamo tanto. Però c'è questa cosa, ok? Andiamo avanti, questa non la faccio. Increase in CO2 emission. Allora, abbiamo visto che c'è più CO2 dissolved in the ocean, cioè più CO2 che si dissolve, che entra in soluzione negli oceani, quindi questi diventano acidi. Quando diventano acidi sono specie che possono morire,
c'erano riduzioni in alghe, plankton, e quindi c'è meno assorbimento di CO2 da questi che farebbero la fotosintesi, e aggiungo io anche meno produzione di ossigeno, e quindi un ulteriore aumento in greenhouse gas, no? Nei livelli di gas serra. Many species, no, scusate, coral reef disruption, quindi questa distruzione, questa perdita dei coralli che causa meno biodiversità e a sua volta fauna e flora diventano più sensibili ai cambiamenti climatici. E popolazioni locali, ovviamente, che cibandosi di quelli dovrebbero migrare. C'è un video molto bello che vi faccio vedere le correnti oceaniche. Questo doveva esserlo, ma lasciamo perdere. Threat to the Ocean Currency. Vi avrei detto che avrei parlato anche di questo. Il problema è che, come vedete, la corrente del Golfo, che in realtà è una gran corrente che circola in tutto il pianeta. Questa se c'è troppa differenza rispetto, cioè, o meglio, nel momento in cui tutta dell'acqua fredda e non salata, no? Dolce, si mette dalla Groenlandia nell'Oceano Atlantico, potrebbe indebolire la corrente del Golfo. E questo porta a uno degli aspetti più strani del surriscaldamento climatico, ossia che l'Europa potenzialmente potrebbe avere dei periodi più freddi, mentre tutto il resto del mondo si scalda, l'Europa finisce il freddo, perché la corrente del Golfo si indebolisce. E questo è un articolo, Ocean Current that keeps Europe's warm is weakening. Okay? Dicono, ci sono degli studi che questa corrente è diminuita dal 15 al 20% negli ultimi 150 anni. E quindi lo scioglimento, ice cap smelting del ghiaccio dei poli, sì che ci sia più acqua dolce che va negli oceani, questo potrebbe cambiare le correnti marine. Da una parte potrebbe essere che si ferma o rallenta troppo la corrente del Golfo, e quindi una nuova piccola era glaciale in Europa. Ma questa roba qua, il cambiamento delle correnti, fa sì che cambiano anche i venti, perché i venti sopra i mari sono dati anche dalle correnti marine, e questo porta cambiamenti climatici, cambiamento nelle stagioni di pioggia, cambiamento anche delle zone dove la pioggia è d'uso cadere, e magari queste diventano siccitose e la pioggia cade in altre zone. Selected significant climate anomalies and events in 2018. Cosa sono? Sono anomalie climatiche, eventi climatici strani nel 2018. Potete stoppare, leggerne alcuni, non sto qua, però quello che voglio dire è che anomalie climatiche, eventi, ne abbiamo sempre di più nel corso degli anni. E negli ultimi anni ci sono tanti, tanti. Nel 2019, questo qua è gennaio, questo è giugno. Solo in giugno 2019 ci sono tante anomalie climatiche, d'accordo? I 10 anni più caldi a livello globale, adesso non mi ricordo fino a che anno ha registrato questo, però guardate, sono tutti recenti. Questo è uno studio dove si spera, sono quelle proiezioni, no? Che ho fatto vedere anche all'inizio, e si spera di riuscire a non sconfinare o stare, cioè non arrivare ai 2 gradi o 2 gradi e mezzo di riscaldamento globale, no? Riusciamo a tornare indietro e fare il drawback, togliendo il CO2 dall'atmosfera. E riuscire a non superare la soglia di 1,5 gradi sarebbe ottimo. Andassimo oltre, i danni sarebbero sempre più grossi, no? Queste anomalie aumenterebbero. Obiettivi sulle energie che abbiamo è che entro il 2030 vogliamo ridurre le fonti fossili e aumentare le energie rinnovabili, aumentare l'efficienza energetica, no? La roadmap, la decarbonizzazione. Per il 2050, cercare di ridurre al massimo. E questo è un
tutti quegli schemi di prima. Adesso qua non si legge, è ovvio che non si leggerà, però sono quegli schemi che ho fatto vedere prima e come, che fanno vedere come tutto è collegato. Tutto è collegato tra loro. E tutto gira. E tutti quegli schemi si possono collegare, no? E si vede che siamo tutti collegati. Le catene di causa e effetto creano proprio un'interazione, interrelazione tra i vari componenti in gioco. Ecco, io ho finito. Spero di essere stato esaustivo nella spiegazione e torno qua. Ecco, ho fatto un video un po' lungo dove ho spiegato un po' cause e conseguenze, come tutto è collegato. E vi invito a vedere Una scomoda verità 2 di Al Gore, perché lui, a differenza mia, che in questo video non ho preparato le slide, quindi mi scuserete, però Al Gore riesce a dare anche un po' di positività, no? Perché ci sono dei modi che stiamo facendo come cittadini del mondo. E che sono molto utili, molto validi nella lotta sul riscaldamento globale. Quindi anche questo possiamo fare noi come esseri umani, noi che vediamo questo video, per arginare questo fenomeno, no? Sono delle piccole azioni che nel nostro piccolo possono fare qualcosa. E tante gocce, quando si mettono insieme, formano un bel fiume, no? E questa è un po' l'idea. Grazie di essere stato con me e buon proseguimento, buona serata.